Live. Poi l'altro A te problema, la però, è parola, più quindi Maurizio. Grazie importante. mille. Ecco, allora, buongiorno a tutti. Siamo alla terza puntata, almeno per quanto riguarda questo aspetto didattico. Oggi parleremo di club di prodotto, cosa è e come fare per replicarlo. Io sono Maurizio Testa, sono il coordinatore del progetto Artes nazionale e che ricordo solo per introduzione, si divide in tre componenti. Una componente associativa, che è l'associazione Assotes, Associazione degli Operatori di Turismo Esperienziale, la società Benefit Artes e Join Place, che è il club di prodotto che in coda a questa presentazione accennerò perché è un buon esempio di come si può arrivare a creare un club di prodotto. Quindi questa presentazione è rivolta a chi vuole capire che cosa sono i club di prodotto e magari vorrebbe anche crearne uno. Oppure vorrebbe aderire ad un club di prodotto. Allora, mi rifaccio velocemente a un proverbio africano che trovo molto incisivo, che dice: vuoi andare veloce? Muoviti da solo. Vuoi andare lontano? Muoviti in gruppo. Ecco, io penso che qua era chiuso un po' il nocciolo. Effettivamente la frase, no, chi fa da sé fa per tre, non è sbagliata. Se uno ha urgenza, a volte si fa prima a fare da soli. Ma se si vuole fare una progettazione, una cosa che ci porta distante, da soli non si arriva da nessuna parte. Tanto è vero che poi abbiamo anche il nostro motto: insieme possiamo fare quello che non possiamo da soli. Il progetto Artes vive di questo motto. Noi abbiamo realizzato tutto un percorso che è ancora, diciamo, tutto da sviluppare, certamente, ma siamo arrivati a consolidare una buona presenza in tutta Italia solo grazie a un sistema di rete, di collaborazioni, di persone con cui condividiamo una filosofia e anche un modo di essere, più che, diciamo, un aspetto professionale, oltre a un aspetto professionale. Allora, il sistema Italia è per sua natura un sistema polverizzato. E noi dobbiamo prendere atto che abbiamo storicamente una certa difficoltà a fare le cose insieme. Questo è un problema che non è che noi lo risolveremo e cambierà l'Italia. L'Italia sarà sempre così perché si porta dietro almeno 600 anni di motivo per cui siamo fatti così. Il famoso campanilismo ha delle origini storiche, ci sono dei motivi culturali che non si cambiano in 2 anni. Allora, quindi il grande diciamo, punto è come, preso atto della difficoltà costitutiva, che è un vincolo di sistema, quindi non puoi dire, ah, ma bisogna essere grandi e capaci. Certamente però tra milioni di persone ci sono persone che vogliono spendersi per un discorso di aggregazione, fare le cose insieme e dobbiamo sperare di trovare quelle persone. Qualcuno le chiama gli agenti del cambiamento. Quindi cominciamo a dire che le aggregazioni in generale, quindi che siano reti di impresa, consorzi, eccetera, funzionano se le persone che partecipano sono pronte a dare e non hanno solo in mente di prendere. È chiaro che se tutti vogliono prendere, nessuno prende. Se tutti vogliono dare, tutti prendono. Questo è un po' il concetto che noi ereditiamo dall'economia civile, a cui noi aderiamo come progetto Artes. Tra l'altro, in questi giorni avrete sentito anche in televisione, si celebra il Festival dell'Economia Civile a Firenze, anche il presidente Mattarella è presente. Quindi l'economia civile ci mette al centro la persona e sulla base di un'intenzione di centralità della persona, lo sviluppo di relazioni di reciprocità, dove c'è una cultura del dono, che non vuol dire gratis, non c'è una gratuità che è gratis, ma dove c'è un'intenzione di fare la propria parte. È chiaro che se tutti fanno la propria parte, succede qualche cosa, uno più uno fa 10. Quindi succede spesso che si fa un consorzio e poi la gente dice, ah, ma poi ci penserà il consorzio. Se fa così non si va da nessuna parte. Quindi è molto importante avere una comunità di regole e di valori comuni. Senza valori comuni, che è il modo di fare il business, temo che non si vada da nessuna parte. Ora, bisogna avere il coraggio di discriminare, o meglio, essere aperti a tutti, ma chiarire bene che si richiede un'adesione operativa ai valori comuni, altrimenti sono solo parole e non se ne cava fuori niente. Altra cosa che posso dire in questa apertura,
Molto spesso, come poi vedremo, questi progetti nascono anche da bandi, finanziamenti. Finito il bando, finito il finanziamento, muore tutto. Ecco, a maggior ragione bisogna che ci sia un notevole, diciamo, di tutto l'entourage che ha partecipato al progetto. Dobbiamo sperare che si consolidi un certo numero di persone che hanno questo desiderio di spendersi in una logica di economia circolare. Allora, e poi l'altro punto è la libertà, l'indipendenza. È chiaro che se io faccio una rete di impresa, ci sono delle opportunità ma anche dei vincoli. Il consorzio porta delle opportunità ma anche dei vincoli. Il credito prodotto porta delle opportunità e anche qualche vincolo. Quindi dobbiamo anche capire la formula di aggregazione che consenta a tutti di avere una propria libertà e indipendenza, ma anche di avere, come dire, l'adesione a un sistema di regole e valori che consente di fare economie di scala, che è il motivo per cui si fanno queste aggregazioni. Le forme di aggregazione, appunto, il consorzio, le associazioni, le reti di impresa, accordi e contratti, ATI, eccetera, insomma, dico cose che ben note, beni in comune, ci sono marchi collettivi, uno che diciamo fa del riferimento ai tanti satelliti che si aggregano, e il credito prodotto nel turismo è una formula nata forse una quindicina d'anni fa in Emilia-Romagna, a Rimini. Ecco, diciamo che in Italia ci sono alcune regioni che hanno, dove sembrerebbe che c'è meno il problema della difficoltà a collaborare. L'Emilia-Romagna, spicca per questo, Trentino-Alto Adige è un'altra. Ecco, io mi capita per lavoro di girare l'Italia e sento che tutti dicono: ma noi facciamo fatica a collaborare, come se fosse un problema locale. E io dico sempre: il problema ce l'ha tutta l'Italia, chi più chi meno. Quindi tranquilli, non c'è un problema. Speriamo di trovare delle persone speciali che facciano da nodi della rete, perché sono su queste persone. Quindi non sarà mai un unico organismo che consente che una rete funzioni. Dobbiamo sperare di trovare persone che condividono e comunque in qualche modo mettono anche delle energie. Per questo bisogna, come dire, partire cercando di chiarirsi al meglio possibile le idee e le intenzioni, perché poi cammin facendo ci si perde, anche perché qualsiasi attività imprenditoriale non è, specialmente se punta sul commercio, non è che la realizzi il giorno dopo, ci sono le code di clienti, cioè bisogna, come dire, fare un percorso. Allora, l'aggregazione funziona, quindi se non è invasiva, se si concentra su obiettivi, valore di ciascun membro ed esigenze, e non tanto sulla strutturazione dei rapporti. Quindi dobbiamo capire appunto i valori e l'utilità che si porta dietro. Andiamo un po' a vedere. Caratteristiche ricorrenti del club di prodotto. Adesso parliamo dei club di prodotto, poi faremo anche qualche esempio di club di prodotto che già esistono. Aggregazione di scopo, gli operatori, diciamo tipicamente per attività promo commerciale. Invece di fare una cosa da solo, la facciamo insieme. Quindi è chiaro che noi ci uniamo con riferimento a un'iniziativa imprenditoriale che ha delle basi comuni, quindi la creazione di un terreno di lavoro comune. Cioè, devo avere delle cose comuni. Le attività sono focalizzate sull'incremento, per esempio, della qualità del prodotto e della commercializzazione. È una forma di organizzazione con legame debole. Uno ci entra, ci può uscire quando vuole. Di solito si paga, c'è un regolamento. C'è un marchio di riconoscimento, si paga una fee, diciamo, annuale perché un minimo di cassa comune ci vuole, ma adesso io non so, io parlo per Joint Place, dove le fee sono veramente contenute, dove si spera, perché a volte non sono i soldi, è il tempo che è più importante, per cui si spera di avere un contributo di tempo, eccetera. Ma facciamo già un esempio di qualche economia di scala. Noi siamo adesso alla fiera AgriSlow, e tra l'altro ho dimenticato di ringraziare Daniela e tutto lo staff per averci invitato e per condividere questo momento in cui noi ci sentiamo proprio a casa con tutti voi. Però diciamo per noi, per esempio, partecipare a questa fiera, quindi avere anche lo stand del Joint Place, è stata l'opportunità di coinvolgere anche i nostri agriturismi che sono aderenti
a Joint Place che stanno presidiando lo stand, per cui loro gratuitamente, in questo caso c'è stato fatto uno scambio merci, noi abbiamo, diciamo, donato tutta una serie di interventi che pensiamo siano di un certo valore e la fiera ci ha dato la possibilità di partecipare e noi questo l'abbiamo trasferito agli aderenti, per cui alla fine abbiamo mosso tempo, energie, impegno, promozione della fiera e tutti hanno vinto. Ecco, questa è una formula che, beh, è chiaro che se la fiera facesse solo questo non porterebbe a casa lo stipendio per Daniela, però arricchisce di valore, diciamo, la fiera con interventi nostri, ma anche di altri partner. Ecco, non so se Daniela tu vuoi dire qualcosa su questo, ho visto che hai aperto la... Certo, sì, no, infatti mi sentivo presa in causa, allora ho detto ciao, che giustamente diciamo, sottolineo quello che appunto hai detto tu, perché diciamo che oltre ad essere comunque un soggetto economico, e qui per carità l'utile ci deve essere sempre per portare avanti la baracca, però il nostro intento come fiera è proprio quello di essere incubatore, un incubatore di idee, di progetti, dare un'opportunità di diciamo, avere lo spazio, la visibilità. E anche proprio uno scambio, perché il classico brainstorming, che tutti ne parlano tanto, ma però in pratica è proprio uno scambio di idee tra persone che navigano e lavorano diciamo, nello stesso diciamo, ambito, ma anche fuori da quello che è l'ambito, ma buttando lì delle idee, parlando, scambiandosi dei propri pareri, vanno poi a gettare le basi per future sinergie, futuri proprio progetti. Quindi è proprio da questo lo scambio. Alla fine siamo per sempre persone, abbiamo sempre bisogno del confronto, anche proprio per diciamo, capire dove magari stiamo sbagliando. Arriva la persona esterna, che noi siamo magari troppo dentro nel progetto, arriva la persona esterna e dice: ma guarda, ma prova a far così. Oppure incontri proprio una realtà, un nuovo modo di vedere, di interpretare, come possiamo pensare anche al turista accessibile, per esempio, no? Noi magari non abbiamo determinate necessità che magari quel tipo di turista può avere, quindi il confronto ti aiuta ad aprire la mente, a vedere nuove prospettive. Quindi assolutamente sì, il confronto e la possibilità di informare, di formare è sempre, la formazione continua, non smettiamo mai di imparare. Ecco, grazie, grazie Daniela dell'intervento. Quindi diciamo che con AgriSlow noi ci siamo trovati proprio a casa perché le intenzioni dell'organizzazione sono esattamente allineate al 100% con il nostro modo di intendere. Ecco, quindi quando parlavo prima di trovare partner, soluzioni, è molto importante trovare allineamento sui valori perché questo rinforza i messaggi. Ecco, noi come azienda Artes abbiamo fatto la decisione di essere un'azienda di tipo società benefit. Non so se voi conoscete cosa vuol dire B Corp, Benefit Corporation in inglese. Sono società che nello statuto mettono sia l'aspetto per profit, quindi noi siamo for profit, ma mettono anche l'intenzione sociale. Non è terzo settore, non è un'associazione, è un'azienda, che vuol dire che l'utile, la massimizzazione dell'utile non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è certamente guadagnare, se no la gente non, il pane in casa non arriva, ma costruire un sistema che crea valore sociale. Ecco, e questo è fondamentale quando appunto ci si aggrega, eccetera. Quindi il primo che ci deve credere è chi propone questo tipo di formule. Proseguendo col tema del club di prodotto. Vediamo, ecco, allora, le aggregazioni non sono facili, lo sappiamo, chi le ha vissute sa. Anche delusioni, quindi bisogna essere aperti anche delle delusioni. E nella vita ci sono anche le delusioni che però ti insegnano, ti imparano. Quante cose avremo fatto e anche voi avrete fatto che a volte hanno funzionato e a volte non hanno funzionato. Ma poi dico una cosa: in Italia, forse adesso no, perché abbiamo finalmente anche noi la cultura delle start-up, eccetera. Ma fino a una decina d'anni fa, se uno falliva, era un fallito. In America non è così. Diciamo, il fallimento è sorgente di imparare a fare meglio, quindi non, assolutamente bisogna mettersi in gioco. Quindi il tema è mettersi in gioco. Chiaramente, facendo insieme c'è una distribuzione del rischio, per cui il rischio per ciascuno è molto debole e non ci si fa male. Se uno parte da solo, potrebbe farsi anche molto male. Quindi io vedo anche il tema dell'aggregazione come distribuzione del rischio. Nel senso letterale, nel senso non che il rischio è uguale per tutti, ma se c'era un rischio 100, diviso per 1000 diventa un rischio sostenibile per tutti.
Ecco, quindi servono valori forti di riferimento, reciprocità, cultura del valore sociale, e vediamo alcuni esempi di club di prodotto. Ora, io vi cito degli esempi di cui, diciamo, non so, non sono specializzato a dirvi dettagli e non so neanche dirvi il successo o non successo che hanno avuto. Quello che posso dirvi, però, e questo è certo, che le regioni, in particolare ovviamente il Veneto, cercano di molti dei progetti che vengono finanziati, quindi bandi, eccetera, sono per aggregazioni. Non accettano quasi più progetti di singoli. Quindi dobbiamo aggregarci. Per esempio, il CMS, il Content Management System, della Regione Veneto, tra parentesi, noi in Italia abbiamo, questo sia un problema grosso. Invece di avere un CMS Italia, abbiamo che ogni regione c'è il suo CMS e non è interoperabile con quello delle altre regioni. Questo è un problema enorme. Ecco, questo lo dico a monte di tutto, perché in realtà, come poi vedremo, noi sogniamo che i club di prodotto, che per carità nascono locali, ma debbano diventare nazionali, perché allora il marchio diventa un marchio di riferimento unico per il soggetto, l'operatore turistico straniero. Scusate, io sto sempre pensando che il grande valore si porta portando gli stranieri in Italia. La bilancia dei pagamenti ne ha, diciamo, questo poi non toglie che è benissimo gli italiani in Italia. L'anno prossimo avremo sicuramente più italiani, la maggior parte saranno italiani. Però il club di prodotto deve diventare nazionale, non può rimanere asfittico in un territorio o in una regione. Quindi anche qui si apre tutto un tema con i marchi d'area, benissimo i marchi d'area perché aiutano ad aggregarsi, però nel microlocalismo comunque diciamo noi dobbiamo aggregare e presentare l'Italia. Allora un brand che ha un valore, che ha delle caratteristiche, chi partecipa a quel club di prodotto vuol dire che ha delle cose omogenee, uniformi, eccetera, diventa one stop shop per il tour operator straniero, il consulente di viaggio straniero, che non deve diventare matto a inseguirsi quel tipo di servizio per tutta l'Italia. Capite? No, spero che mi sono spiegato. Ecco, allora qui per esempio vediamo, solo titoli vi faccio vedere, no? I family hotel, ecco, forse sono i primi proprio che sono nati, quindi Riccione, i family hotel, Trentino Alto Adige, Femminlandia, eccetera, che sono aggregazioni di hotel, quindi comincio anche a dire che questo fenomeno del credit prodotto è iniziato sostanzialmente con gli hotel, ma come poi vedremo si può pensare di fare un'aggregazione che è eterogenea e Join Place è un bel esempio di questo. Ecco, in questo caso cosa si porta dietro? Che hanno, forniscono, cioè se tu vai in questi hotel sai che ci sono dei servizi per le famiglie. L'ambiente è family friendly, eccetera. Quindi hai la garanzia che tutti quelli che partecipano a questo club di prodotto forniscono una base standard di servizi su cui tu puoi fare conto. E non è poco, non è poco. Ecco, qui c'è il mondo del cicloturismo. Io non sono un esperto del cicloturismo, ma voi, chi si occupa del cicloturismo sa che bisogna andare ai transfer, insomma, c'è tutta una serie di servizi che vanno dati ai bikers che si spostano da territorio a territorio. Quindi far parte del mondo del cicloturismo in un club di prodotto è una cosa molto utile per chi vuole fare un viaggio bike. Allora si appoggia a quel club di prodotto perché trova in tutti gli hotel servizi adeguati per gli stessi servizi, quindi non deve stare lì a chiedere tutte le volte ma hai questo e questo e quell'altro. Ecco. Qui abbiamo il mondo del benessere che è molto diffuso in Trentino Alto Adige e che anche qui garantiscono tutta una serie, quindi l'argomento è il benessere, la spa, eccetera, garantiscono tutta una serie di servizi e una serie di qualità di prodotto di erogazione. Poi penso che non ho messo altro, adesso parlerò di Join Place, però prima di dire di Join Place vi dico che ce ne sono tantissimi di credit prodotto, vi dicevo appunto che le regioni stanno incentivando in modo che nel CMS ci entrino non tanto i singoli, la singola guida, il singolo hotel, ma ci entrino appunto club di prodotto che quindi danno valore al CMS e si muovono insieme. Questo muoversi insieme diventa un po' un paradigma che
che appunto chi più chi meno le regioni italiane stanno spingendo. Ecco, poi citerò altri claim di prodotto, per esempio i Chinese Friendly, quelli che hanno il bollino, che dicono io ho tutta una serie di parametri per cui so ospitare i cinesi. Per i cinesi è fondamentale avere questa cosa. Quindi il claim di prodotto consente a chi acquista di sapere che quella lista di situazioni hanno le stesse cose su un certo argomento. Quindi Chinese Friendly, io sono cinese. Chiaramente io che sono italiano mi interessa poco il club di prodotto Chinese, poi lo stesso albergo può stare anche in più club di prodotto, ovviamente, no? Ecco, allora parliamo un attimo di Joint Place e vorrei farvi vedere il percorso che ha portato alla creazione di Joint Place. E da questo punto di vista è un percorso che può essere imitabile. E quindi siamo già, che cosa è il club di prodotto? Insomma, un po' velocemente penso di avervelo detto. Adesso come si fa un club di prodotto? Adesso vado velocemente a dirlo. Allora, questo è un club di prodotto nazionale, è nato, come poi vedremo, da un'istanza della Regione Veneto. Quindi noi lo abbiamo generato con un progetto abbastanza complesso che è durato 2 anni, con la Regione Veneto, che ha portato alla creazione del credit prodotto, però immediatamente, come è nato a gennaio di quest'anno, per cui anche vi dico che è abbastanza recente, come si dice, lo abbiamo subito allargato a tutta Italia, perché i valori che si portava dietro sono i valori che noi stiamo portando in tutta Italia, perché non c'era motivo di confinarlo solo nel Veneto. Quindi questo è il club di prodotto nazionale dei titolari di un prodotto realizzato, un prodotto turistico realizzato secondo il disciplinare Story Living di Artes, realizzato da un operatore di turismo esperienziale iscritto ad Assodes, quindi il massimo della professionalità, della qualità e del contenuto. Quindi sono avventure che hanno lo stesso schema. Poi, come dicevo anche ieri, chi era presente, ogni avventura è diversa dall'altra, ma c'è, come dire, c'è un format che le costituisce. Cosa succede? Adesso vediamo un pochettino cosa c'è scritto dopo. Quindi aderisce a chi vede il vantaggio delle economie di scala. Vi dicevo, siamo in questa fiera e i partecipanti hanno pagato una quota d'ingresso che è veramente contenuta, però per esempio oggi si avvantaggiano della nostra partecipazione appunto in scambio merci a questa fiera e stanno partecipando tutta una serie di agriturismi aderenti a Joint Place gratuitamente. Abbiamo diviso il nostro stand con degli slot, quindi c'è stato un vantaggio che diciamo sicuramente è stato apprezzato, no? Quindi ecco, questa economia di scala si fa perché si collabora insieme. Quindi aderisce chi vede il vantaggio dell'economia di scala, conseguente a presentarsi al mercato sotto un medesimo marchio di qualità con un prodotto innovativo che ti differenzia dagli altri. Ecco, lo Story Living è un prodotto che serve per distinguerti, al di là della qualità, eccetera, ma siccome c'è una forte innovazione dietro, chi ha questo prodotto lo dice al mercato, diventa sorgente di web marketing. Quindi allora noi ci troviamo insieme. Attenzione, non è che il sito Joint Place è l'unico posto dove si promuove il prodotto. Poi ognuno che partecipa se lo promuove per conto proprio. Ok? Spero che sia chiaro questo meccanismo. Cioè, dice, io ho un prodotto e ho il bollino Joint Place, quindi il mio prodotto è certificato. Chi ci può entrare? Beh, gli operatori di turismo esperienziale dell'Assotis, gli hotel, gli agriturismi, le aziende, le cantine, gli artigiani, tutti coloro che hanno commissionato una progettazione di uno story living. Ok? Addirittura abbiamo anche un NCC che ha detto, io non, nel mio sito voglio mettere delle storie. Voglio mettere dei prodotti che motivino la gente a prendermi come dire, il servizio di trasporto. Poi ciascuno è motivato a vendere il proprio prodotto e quello degli altri. Allora, perché se uno viene a Venezia e noi abbiamo 12 guide top, 12, no, in realtà ne abbiamo un po' di più, 16 diciamo professionisti formati a Venezia, solo a Venezia, è chiaro che loro hanno 16 prodotti, ognuno vede il proprio. Però se vado in albergo, adesso Covid permettendo, abbiamo fatto un accordo col consorzio Concave,
e creeremo le cosiddette House of Stories, per cui andremo a proporre questo prodotto che sarà dato solamente agli alberghi che hanno certe intenzioni. Quindi non buttato lì foglietti, poi sì, chissà, ma gente che lo propone come fatto distintivo, solo io, albergo del Concave, posso proporti qualche cosa che gli altri alberghi non hanno. Okay? Per cui c'è un'esclusività di canale e questo è molto importante. Però considerate che il turista che viene a Venezia non è detto che l'anno prossimo torni a Venezia. Allora, io, guida turistica, tour operator, hotel, che ho faticato tantissimo per guadagnarmi quel turista, perché noi sappiamo che la vendita, marketing e vendita, costa 60-70% del prezzo che un cliente finale paga. Quindi è la maggior parte dell'investimento e quindi non posso perdere quel cliente. Il costo contatto è altissimo nel turismo. Allora gli dirò, guarda, vuoi tornare in Italia? Il che vuol dire non andare in Francia, perché il problema non è Venezia-Palermo, il problema è Italia-Spagna-Francia. Torna l'anno prossimo in Italia, che ti mando a vivere le stesse cose, ma ambientate in Sicilia, ti mando a Palermo, a Catania. Allora tu puoi, con la logica del crediprodotto, i meccanismi di business che sono stati creati, fanno sì che tu puoi guadagnare ancora su un prodotto che vai a vendere. E che motiva che vai a vendere motivando appunto il collegamento con un altro aderente del crediprodotto. Quindi questo che in inglese si chiama cross-selling è uno. E perché lo fai? Perché sei tranquillo che anche il tuo collega che sta a Palermo ha fatto un prodotto che ovviamente è diverso dal tuo, ma che segue ed è certificato da un ente terzo, okay? Che è la struttura del crediprodotto che deve. Per regolamento, quindi comincio a dire che un crediprodotto ha un regolamento, nel caso nostro abbastanza diciamo ben scritto, devo dire che abbiamo avuto un ottimo consulente che ci ha aiutato a fare un ottimo lavoro, che mi garantisce che se mando il mio cliente lì non farò brutta figura, perché altrimenti, ma sai, non è che mi fido. Ecco, l'ente gestore offre un servizio di marketing comune. E la direzione tecnica, questo nel caso di Joint Place, ma penso che anche altri crediprodotto facciano uguale. Cioè, ci sono soggetti che entrano che magari non possono fare un viaggio. Allora, con la direzione tecnica, quindi diventa come un franchising, come può essere Evolution Travel, Cultural Italy, possiamo vendere prodotti multiservizio, la guida turistica per legge non potrebbe farlo. La guida può solamente mettere insieme il suo servizio, punto, ma se poi ci sono altri servizi che hanno un certo valore non lo può fare, quindi ci vuole il tour operator, oppure addirittura pacchetti viaggio. Quindi il massimo della collaborazione. Adesso tanto per noi abbiamo un nostro aderente che collabora con Travel Expert, così vi faccio degli esempi concreti. E lei, aderente a Joint Place, con lei stiamo creando tutta una serie di pacchetti per weekend. Quindi weekend di prossimità, i pacchetti li fa lei e quindi guadagnerà lei, diciamo, la somma, però li venderemo tramite Travel Expert e dentro ci sono chiaramente anche le nostre storie, capite? Quindi diciamo che questo è un melting pot dove si vuole accelerare i meccanismi di collaborazione. Che con l'aiuto di tutti, aiuto circolare, dovrebbero portare dei risultati economici. Sì, che non arrivano dopo un secondo, no? Poi oggi che siamo col Covid ci vorrà un po' di pazienza, però diciamo consentono di muoverci insieme, ciascuno con la propria libertà, ciascuno con quello che vuole fare, perché non è che tutti devono fare tutto, però chi ha le competenze, chi ha i clienti, è certo che questo può andare a vantaggio di sé ma anche degli altri. Allora, velocemente vi racconto. Come è nato il progetto Story Living, voluto e finanziato dalla Regione Veneto, che voleva adeguare l'offerta regionale alla evoluzione in atto nel mondo del turismo moderno. Quindi una domanda esplicita di avere operatori regionali con una professionalità sul turismo esperienziale, questo è il nostro mestiere, facilitare percorsi di rete, ecco che abbiamo proposto di creare un credito di prodotto, non c'era prima. E finalmente arricchire l'offerta locale, per cui noi oggi in Veneto abbiamo veramente creato un'ampia gamma di offerta per tutti i gusti. Quindi
Ecco, adesso non sto più a commentare i pani. È chiaro che questo lo si fa, diciamo, ancora prima di partire. Abbiamo fatto un accordo con la Confagricoltura, Agriturist e con tutta una serie di soggetti che ci hanno accompagnato in questo progetto. Abbiamo avuto 40-46 partecipanti. È durato da ottobre a novembre 2019, quindi una formazione per metterci tutti a sistema, laboratori di coprogettazione, momenti di condivisione dal basso all'alto, quindi insieme. Ecco, dovete pensare a un gruppo molto eterogeneo, quindi appunto alberghi, agriturismi, guida, sommelier, c'era un po' di tutto, no? Quindi una strategia commerciale condivisa. Il credit prodotto è nato da un sentimento comune, quindi tutti quelli che partecipano se lo sentono loro. Ecco, questo ha portato degli educational con bias nazionali e internazionali, la partecipazione a una fiera di Venezia dell'anno scorso. Abbiamo messo a punto test e collaudo, quindi fatto foto, video e tutto il materiale di marketing che è andato sul sito joinplace.com, che vi auguro di andare a vedere, nei video. Insomma, è stato fatto veramente un ottimo lavoro, un lavoro, diciamo, enorme, posso dirvelo, però ne valeva la pena. E con un supporto anche individuale poi a ciascuno, e quindi siamo arrivati adesso ad avere appunto il nostro Joint Place. Chi ci sono? Titolari dipendenti di agriturismo, titolari dipendenti di musei, guide turistiche, guide ambientali, altri professionisti, cioè questo tipo di soluzione nel rispetto dei lavori, perché nessuno può fare la guida se non è guida, ok? Nessuno può fare il mestiere di un altro, quindi nel rispetto della sicurezza e delle normative vigenti, ci tengo a sottolinearlo perché spesso qualcuno pensa che qualcuno si mette a fare la guida che non può, qui è tutto a norma, è tutto secondo la legge. Ecco, abbiamo veramente una grande eterogeneità di soggetti. Concludendo, diciamo che in questo modo noi abbiamo potuto completare appunto il progetto Arte, si è arricchito e ha completato un po' la sua struttura, che comincia con una società, che vi ho detto la società Artes, che ha creato questo disciplinare e si occupa di consulenza, formazione, progettazione, story living, quindi per terzi, appunto gli alberghi che ci chiedono di fare dei progetti, che poi diventa leva per web marketing, e progetti di destinazione. Attualmente, diciamo che con i GAL stiamo prendendo tanti, in Campania abbiamo 6-7 progetti in corso, in Veneto mi sembra che abbiamo vinto un bando recentemente per mettere a sistema 40 vignaioli che non hanno mai fatto turismo e però si sono accorti che i loro cugini della Francia sono avanti 20 anni, meno male, e quindi faremo un bel progetto per creare, diciamo, una animazione turistica intelligente e portare i vignaioli del Trevigiano nel mondo del turismo e del turismo esperienziale. Ecco, poi diciamo ancora nel 2016 insieme ad Arte è nata appunto l'associazione che adesso si sta arricchendo progressivamente perché finalmente tutto questo ragionamento che vi ho fatto comincia a essere capito. Quando si fa innovazione ci vuole un po' di tempo, bisogna avere un po' di pazienza per essere capiti, ma oggi che il turismo esperienziale base è diffuso, capiscono tutti che le cantine sono tutte uguali. Se io voglio fare turismo in cantina, devo fare un prodotto più sofisticato, altrimenti se tutto si riduce al solo assaggio del vino, beh, signori, è poca cosa, visto che in Italia abbiamo 4.000 cantine e forse anche di più. Ecco, e finalmente credi prodotto che certifica e promuove l'offerta di prodotto story living realizzata, per cui io vendo l'Italia, ok? Vendo l'Italia con questi prodotti e la si vende a chi? Diciamo a un turismo di valore, valore non solo economico, ma anche valore culturale, nel senso gente che apprezza delle cose non commodity, non buttate lì. Ecco, quindi un turista, diciamo, un po' evoluto, ecco, però che è un turismo di valore che spesso appunto in Italia non viene. Quindi noi speriamo di portare in Italia con gioia, joy, insieme, no? Facciamo insieme play. Non è solo giocare, ma vuol dire anche essere protagonisti, place, quindi con lo specifico genius loci, che grazie a Dio la nostra frammentazione, che da un certo punto di vista è negativa, da un altro punto di vista è la ricchezza, è il petrolio che abbiamo, per cui ogni posto, no, i formaggi ogni pochi chilometri cambiano, perché cambia il fieno e quindi cambia l'aria, cambia l'acqua,
e quindi la nostra varietà diventa una risorsa turistica infinita. Io penso di aver finito, sono stato il più veloce possibile per dare una cosa che di per sé è abbastanza articolata, però per quanto ecco, queste cose possiamo approfondirle nei nostri corsi, faccio un po' uno spot pubblicitario, abbiamo un prossimo corso per il turismo esperienziale appunto a ottobre, chi volesse partecipare è benvenuto, un corso online e penso che sia anche in promozione fino al 28 di settembre. Io vi ringrazio e ridò la parola a Daniela. Grazie mille Maurizio, sempre veramente un pozzo di saggezza perché sono effettivamente tanti argomenti, tanti spunti che secondo me sono da prendere proprio in considerazione. È un modo proprio per mettersi in discussione il fatto di evitare quell'affrazionamento, quel campanilismo da soli, per carità, si è bravissimi. Ma per fare un qualcosa di utile, perché dobbiamo sempre ricordare che c'è diciamo, la proposta di valore, no? Quindi dare sì un prodotto, ma che abbia degli aspetti e degli impatti sociali ed economici sul territorio sostenibili. Sostenibili, ricordiamo sempre in tre accezioni, quindi socialmente, economicamente e ambientalmente. Quindi dobbiamo sempre considerare questi aspetti. Tutto ciò che facciamo è all'interno di un contesto, di un ecosistema, e quindi il fatto di creare questi club di prodotto per avere anche più forza contrattuale anche, perché se ci pensiamo, se da singolo sei un unico acquirente, già una sorta di rete ti dà quella possibilità di presentarti con 5, 7, 10 acquirenti di fronte ad una, diciamo, ad una società, piuttosto che anche solo per richiedere dei fondi, piuttosto che delle sponsorizzazioni. Per cui il fatto proprio di creare delle progettualità all'interno di questa creazione di rete, all'interno di questo club di prodotto, può essere proprio una possibilità di unire più competenze che ti permettono anche di creare un prodotto a più largo respiro, quindi vivere proprio una destinazione, come è il caso appunto di esperienze a livello locale come quelle di Joint Place che avete appunto dato vita, ideato e state giustamente cercando di promuoverla e di divulgarla in tutto quello che è il territorio italiano. Sì, certo, sì. Ma io direi se c'è qualche domanda, volentieri. L'argomento è abbastanza tecnico, per cui diciamo, io adesso non so che pubblico abbiamo di fronte a noi in questo Certo. momento. Ripeto, se abbiamo un pubblico che voleva sapere di come, di vedere qualche bella esperienza Story Living, come vedete, vi rimando alla Nel collega pomeriggio. Stefania che nel pomeriggio avranno due sessioni in cui vi fanno vedere appunto delle nostre. Se invece vi interessa capire qualcosa in generale sul credito di prodotto, sono qui. Se vi interessa capire qualcosa su Joy Play, sono qui. Che magari lasciamo un attimo pensare a qualche domanda. Io mi rivolgo appunto a te, Maurizio, e volevo chiedere da cosa è nato? Cioè, da cosa è partito? Da chi è partito tutto? Tutto intendi il credito prodotto o tutto il progetto Il Artes? progetto Artes. Ah, è una storia lunga, è una storia lunga. Beh, diciamo che cercando di fare come sempre si dice in inglese, to make a long story short, nasce da un desiderio di impostare meccanismi di business che sono orientati alla persona. Ecco, io personalmente ho un passato di multinazionale, dirigenza, attività e di successo, penso abbastanza di successo, però a un certo punto mi stavo rendendo conto che ero dentro una macchina infernale che puntava, per carità, con sorrisi, con belle relazioni, ma profitto, profitto, profitto. E non mi sono più ritrovato. Quindi a un certo punto, una decina d'anni fa, adesso la faccio breve, ho avuto l'opportunità di, come dire, di entrare in una fase della vita. No, la vita si divide in tre parti. Una parte in cui tu
in cui tu devi imparare, che è la parte quando sei giovane, no? Una parte in cui tu devi lavorare, una parte in cui tu devi restituire al mondo qualche cosa. Allora mi sono trovato nella possibilità di sperare di iniziare delle appunto iniziative che potessero restituire tutta una serie di competenze che avevo acquisito, ma in una logica appunto di sviluppo economico che facesse bene alle persone, al pianeta ovviamente. E quindi tra tante iniziative che avevamo ipotizzato, ecco una cosa che posso dire, avevamo fatto un think tank, no, fino al 2014, che aveva anche un nome, si chiamava Team Force, e erano emerse diverse progettualità, quindi progetti da inseguire, tutti con lo stesso argomento, i beni relazionali. Ora, i beni relazionali, qui si apre un argomento complesso che non c'è tempo adesso di affrontare. Sono le cose più sostenibili che esistono e possono essere transati anche a livello economico. Beh, ovviamente, diciamo, la sanità è la sanità non è solamente curare, ma la prima cura è la relazione. Cioè, le persone stanno meglio se c'è una relazione positiva. Quindi, le relazioni che vanno sulla dimensione dell'essere e non dell'avere, cioè sul cambio paradigmatico, noi, la mia generazione, io sono del 58, è figlia di un mondo che aveva un problema di avere anni 60, mercati di massa, avere consumismo poi anni 80, poi abbiamo scoperto che avere, quindi profitto a tutti i costi, produce un mondo finto di cartone. La gente ha bisogno di essere, essere è relazione. L'uomo è nato, nasce come desiderio di relazione, di reciprocità. Da solo non è un fatto di buonismo, proprio l'essere umano è fatto così, poi qualcuno nelle religioni lo chiama in un modo, chi è laico in un altro modo, ma ciò non toglie che l'essere umano è felice solo nella relazione di scambio. Quindi, mentre la cultura dell'avere ammazza quella relazione. Qui ci sono studi che adesso non abbiamo tempo di vedere, su cui noi abbiamo lavorato e quindi abbiamo cominciato a ipotizzare progetti che mettessero in luce i cosiddetti beni relazionali. Uno dei mercati dove questo è preponderante è il turismo. Quindi nel 2014 mi sono ritrovato a fare un'analisi, io mi occupo storicamente di marketing strategico, mi sono trovato a fare un'analisi del mercato e ho visto che l'Italia aveva una potenzialità infinita che non stava cogliendo per niente. Mentre all'estero era già partita, che è figlia di questo bisogno di relazione, ecco, che poi si porta dietro tutto il mondo che tu, Daniela, conosci bene dell'ecosostenibilità. Diciamo che poi il turismo esperienziale è un'etichetta, ma di fatto è un mondo che ha bisogno di relazioni più a misura d'uomo. Il turismo ci dà la possibilità, siccome la gente, al di là del Covid, aveva qualche lira in più, si sposta di più, gli aerei, cioè. La gente vuole incontrare le persone del territorio, sentirsi parte del territorio. Quindi, chiudendo questa piccola parentesi, capite che siamo all'opposto del club Mediterranee. Siamo all'opposto, perché il club Mediterranee o i villaggi turistici di Sharm el Sheikh sono la Francia e la navicella spaziale francese che si sposta nel mondo. Ma tu lì dentro mangi francese o mangi italiano, cioè tu sei sempre francese, sei sempre italiano, sei sempre americano. È l'opposto invece di immergersi nel territorio. Ora, io non so come sta andando il business del club Mediterraneo, può darsi che ci sia ancora un ottimo mercato, però sta aumentando in modo esponenziale la domanda invece di un turismo più immerso, appunto, dove il turista vuole essere protagonista con i locali e il territorio diventa un palcoscenico, per cui ecco che avvengono avventure, ci si incontra e noi diciamo abbiamo costruito con la materia prima che il territorio ha, che sono le persone che sa cucinare, i vigneti, il formaggio, i monumenti, cioè è tutta materia prima per noi. Ecco che lo story living la mette insieme in un allestimento coinvolgente, molto emozionale, ma molto semplice, perché a dirlo sembra più complesso, cioè in realtà è abbastanza complesso costruirlo, ma viverlo è veramente molto semplice. La gente si diverte tantissimo, sta insieme, ci si conosce, si diventa amici, si gioca, si impara, si fa, quindi è veramente. Al momento io penso che sia una delle formule più di intrattenimento più evolute. Ecco, qualcosa di simile ho visto in Nuova Zelanda. Posso chiudere questo intervento dicendo che il turismo moderno più evoluto
si è sviluppato dove c'era meno materia prima, ovvio. Se ho meno materia prima turistica, mi devo inventare qualche cosa. Allora, vi assicuro che la Nuova Zelanda, che comunque ha un'ottima natura, eccetera, però si è inventata delle cose eccezionali. Io penso che con lo story living abbiamo raggiunto le vette e si tratta adesso di portarlo e farne una bandiera che possa, diciamo, motivare la gente a venire in Italia, non perché l'Italia si vende da sola, perché sennò verranno sempre a Firenze, a Venezia, a Roma e non andranno mai nei borghi, per esempio. Ecco, invece c'è tutto un turismo lento, un turismo ecosostenibile, però tu gli devi dare una chiave di lettura del borgo, capite? Non è che puoi dire vieni nel borgo, perché è bello. Allora di borghi ce ne sono infiniti. Bisogna che ogni borgo costruisca qualche animazione che diventa attrazione, attrazione. Questa è la chiave. Il Colosseo è una attrazione, quindi è facile costruire un prodotto su basi meno, diciamo, eclatanti che diventi attrazione, è l'obiettivo del nostro progetto. Bene, ti ringrazio Maurizio. Quindi diciamo è partito tutto da giustamente un'analisi di quello che è il mercato, quindi la l'evidenziazione di quello che è una necessità, quindi un ritorno al contatto, il vivere, il scoprire, di nuovo scoprire come un tempo si andava in luoghi nuovi e in questo caso possono essere anche gli stessi luoghi che magari si è visitato, però gli si dà quella chiave di lettura che li incuriosisce, che gli dice ma perché non È ritornarci e proprio vivere così. quell'esperienza e quindi creare nuove relazioni, oltre che giustamente conoscere nuovi posti. E ti ringrazio tantissimo, Maurizio, per questo tuo contenuto. Ringrazio tutti gli spettatori. E ecco, ovviamente ricordiamo, come hai già anticipato tu, che ci saranno veramente diciamo, degli esempi concreti presentati dalla tua collega Stefania nel pomeriggio, quindi anzi due appuntamenti, proprio un doppio appuntamento. Quindi rimandiamo tutti gli spettatori al pomeriggio in Ecco, modo sì. tale da dare poi nel concreto qualche esempio di questo joint place che avete appunto creato. Sì, Grazie mille, Maurizio. grazie a voi, vi auguro veramente di poter vedere, perché così vedete esattamente le dinamiche relazionali tra chi opera in questo tipo di prodotto. Cioè non c'è un basso e un alto, c'è proprio una collaborazione 360 che secondo me dà visibilità dei territori in modo molto originale, molto bello e merita di essere visto, per cui auspico che trovate il tempo di vedere. Bene, grazie mille Maurizio, grazie a tutti. Ci vediamo quindi dalle 2 del pomeriggio. Ciao! Grazie ancora, arrivederci, ciao Daniela, in bocca al lupo Ciao! per la fiera.